Bentornati alla nostra nuova edizione. Queste sono le principali notizie di oggi. Schio, smog, dopo Vicenza, livello di allerta rosso anche in città. Stop anche ai veicoli commerciali diesel Euro 5. Allerta rossa per la concentrazione di polveri sottili nell'aria. La centralina di Vio Vecellio ha rilevato e previsto un superamento della concentrazione del valore giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 per 10 giorni consecutivi. Sant'Orso, nuovo primario al reparto di chirurgia generale. A Sant'Orso lo dirige il dottor Giuseppe Portale. Il nuovo direttore designato dell'unità operativa complessa del distretto 2 stamattina è stato presentato dal direttore dell'ULS 7 Pedemontana. Assumerà l'incarico a breve a Sant'Orso. Friulano di origine per nascita a Pordenone, il medico specialista a 47 anni. Proviene dal centro sanitario di Cittadella. La pagina dell'Econazionale cronaca omicidio Pierpaolo Panzieri a Pesaro, bloccato in Romania il presunto omicida. È stato fermato in Romania il presunto omicida dell'imprenditore edile ucciso a Pesaro. Si tratta del trentenne Michael Alessandrini. Dall'estero bambini nativi in Canada, scoperte 751 tombe vicino alle scuole cattoliche, 17 fosse comuni, 751 bambini morti e ciò che è stato scoperto in via radar in Canada vicino ad una ex scuola residenziale cattolica. Lo sport, Napoli inarrestabile anche in Champions, Real sontuoso a Liverpool. È stata un'altra fantastica serata di Champions League, soprattutto per l'Italia, un vero e proprio martedì grasso. Dall'estero, Ucraina, Meloni a Zelensky, pieno sostegno, polemica Berlusconi, non sarei andato a Kiev. Pieno sostegno all'Ucraina, il mantra ripetuto da molto tempo ma confermato nelle scorse ore da Giorgia Meloni in visita a Kiev per dimostrare la vicinanza del nostro paese alla nazione colpita dalla guerra. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione, a domani.